Una delle cose più difficili in generale nel mondo del lavoro e quindi anche per chiunque voglia realizzare un progetto online è quella di riuscire a trovare dei collaboratori in gamba, delle persone affidabili, precisi, competenti, perché poi di persone che là fuori dicono ah io sono bravo, sono pronto eccetera, ce ne sono proprio una fila infinita, ma di persone veramente competenti, brave e tra l'altro magari affini ai tuoi ideali, ai tuoi valori, ai tuoi modi di operare, non è facile trovarli, anche perché come li selezioni, come li filtri. Per questo io suggerisco di dare molta importanza al coltivare un seguito di fan appassionati, a creare relazioni vere con le persone, condividendo valore senza freni, diciamo, perché proprio tra i tuoi fan che poi dopo tu puoi trovare delle persone che sono già filtrate, che ti seguono, quindi condividono almeno in parte i tuoi ideali e valori e probabilmente se c'è un'opportunità di collaborare o lavorare con te sono già più allineate di chiunque sia si presenti perché ha a livello di curriculum le caratteristiche giuste. Ma ancora più difficile di trovare dei collaboratori in gamba, affidabili, secondo me, spesso anch'io sottovaluto questa cosa, è quanto è importante il circondarsi di persone che siano di reale supporto a quello che fai. Quindi anche in questo caso che condividano i tuoi ideali, i tuoi valori, i motivi per cui fai quello che fai, ma soprattutto che siano affini negli interessi, che siano curiose di ciò che fai, che ti facciano domande, che abbiano interesse a scambiare, a condividere, a reciprocare questa voglia di aiutarsi l'un l'altro per andare oltre il dovuto. Ed è vitale per avere stamina, per avere energia, per avere motivazione e ispirazione per realizzare qualsiasi cosa. Quindi, morale della favola, bisogna lavorare insieme agli altri, è difficile lavorare in totale isolamento, ma per trovare i collaboratori non c'è posto migliore forse che cercare fra i propri fan. E per quanto riguarda il circondarsi di persone che ti diano sostegno, è un elemento da curare di più, perché troppo spesso non ci rendiamo conto di quanto deleterio possa essere o deleteria possa essere l'influenza di chi ti è intorno, anche se non fa il tuo lavoro, anche se non vive dei tuoi stessi progetti, se però queste persone che sono intorno a te non condividono con te affinità, valori, interesse con cui tu puoi continuamente ricaricarti, ispirarti, motivarti e procedere nella direzione dove stai andando.